Dal 28 maggio al 7 giugno al Teatro Comunale, una nuova produzione di cui adesso parliamo con il sovrintendente Macciardi, Turandot di Puccini. Di Turandot ne sono state fatte quante nella storia? Migliaia. È un titolo molto amato, molto interessante sotto tantissimi punti di vista, con alcune tra le arie più celebri, celeberrime veramente, utilizzate in tutti i campi sportivi, pubblicità, ed è un grande dramma, una grande favola, per cui ha diversi tipi di lettura. Noi ne proponiamo una, devo dire, particolarmente originale. Credo che nessuno abbia fatto mai una Turandot come abbiamo fatto noi, con un fortissimo impatto di un sistema di video che sono sia narrativi che evocativi che interpretativi, perché sono fatti appunto non solamente da dei videomaker ma da un gruppo di artisti visuali che si chiamano, che sono poi le iniziali dei loro cognomi, AES+F+F, che sono proprio artisti innovativi, vivono con tantissime esperienze. Alla Biennale di Venezia sono stati ospiti varie volte in esposizioni di arte contemporanea in tutta Europa, e hanno aperto alcuni percorsi che noi adesso troviamo molto più facilmente utilizzati in videoclip, arte visiva di un certo tipo, ma molto molto innovativi. Quindi anche qui vedremo qualcosa di veramente nuovo. Quindi in qualche modo possiamo dire che questa Turandot è una installazione vivente, un'opera installazione? Ecco, questa è una buona, se vogliamo sintetizzare, è un termine sicuramente interessante. C'è una difficile interazione, questo devo dire, è sempre rimasto un complicato, interazione tra un cast tra l'altro di primissimo livello, con Gregory Kundi e Mariangela Sicilia. Dico solo i tre protagonisti del primo cast, perché abbiamo due cast e il cast in sé di Turandot è molto lungo, per cui non abbiamo veramente tempo per citarli tutti, che interagiscono in qualche maniera. Qui è la fatica del regista Kerstic, che non casualmente ha lavorato a lungo per più di 2 anni di genesi a questo spettacolo con i nostri artisti visivi, per cercare di creare un unicum che in qualche maniera vedremo, e può essere una chiave di lettura. I costumi con cui si vestono i nostri interpreti sono fortemente, strettamente correlati a dei simboli che sono assolutamente in corrispondenza di quello che è il video. Quindi una video installazione interattiva mi sembra una buona sintesi per far capire cosa veniamo a vedere, cosa il pubblico verrà a vedere al Comunale. Ecco, il pubblico del Loggione invece sarà positivamente colpito oppure no, secondo lei? A volte ci sono i puristi, no? Che non vogliono mai vedere niente di troppo moderno, troppo innovativo. Ma questo è un tema che a me appassiona molto. Racconto una cosa divertente: il teatro della Monnaie di Bruxelles, con cui facciamo la coproduzione per le due prossime inaugurazioni 20 e 21, non può portare in scena o presentare al proprio pubblico, parliamo di Bruxelles, spettacoli troppo tradizionali, perché il pubblico protesterebbe. Quindi il gusto del pubblico è dato forse da una tradizione, da una consuetudine, da un approccio di un certo tipo musicale. Io sono comunque molto convinto che la qualità deve essere altissima, deve esserci sempre una lettura molto raffinata e possibilmente anche sofisticata della drammaturgia. Penso che in un tema a noi molto caro, del rinnovo del pubblico e anche di una formazione che non vuol dire insegnare qualcosa, ma è condividere un percorso artistico, dobbiamo sempre pensare di utilizzare dei messaggi, dei percorsi che interessino un nuovo pubblico, perché è su quello che i teatri possono costruire il loro futuro. Grazie mille. Buona Turandot a tutti.